E questo è il primo passo per arrivare alla fede. Cioè la credenza è qualche cosa. Se mi riunisco, se la domenica sono con un certo intento, sono consapevole di quello che faccio, cerco di essere centrato, cerco di essere connesso, questa connessione mi mette in contatto col maestro. Perché no? Perché no? Sentitevi bambini che dicono le preghiere prima di dormire, che è la cosa più semplice di questo mondo. I bambini che dicono, una volta si usava, non so se si usa ancora, dire la preghiera proprio angelo custode. Era bellissimo, bellissimo. C'erano questi bambini, mi ricordo, bambino, pregavo il mio angelo custode. Cosa vedevo? Niente. C'era un angelo custode che veniva a prendermi e a trastullarmi o a giocare con me? Nulla, nulla più assoluto. Però era bello, perché questo è il mondo della poesia. E i bambini ci credono, e questo è importante, che mantengono la loro credenza, perché un po' alla volta si può trasformare in fede e un po' alla volta nella fede alla terza ottava, cioè nella fede consapevole. C'è la fede alla prima ottava, quella della credenza, ci credo, ah che bello, Gesù è qui con me, ci credo. Poi c'è la fede emozionale, la fede farlocca, la credenza, piuttosto che niente. Dove tutto accade, non si capisce, però va bene. Però credo nel rito, mi nutro del corpo di Cristo, mi nutro del sangue di Cristo e va tutto bene. Poi c'è la fede emozionale, quella che si trova in Oriente ancora, questa fede emozionale. Loro non sanno perché vivono in un certo modo, però vivono in un certo modo. Vivono come se, a volte, come se il Regno dei Cieli fosse intorno a loro. Capiscono cosa fanno? No. Quanto gli frega? Niente. Il nostro problema in Occidente, come abbiamo visto tante volte, che cos'è? È che noi abbiamo bisogno di capire. E cioè che noi pensiamo che se non capiamo quello che ci succede, allora non esiste. Per cui il rito diventa un qualche cosa di... Mentre invece qui dove abito, il rito, in ogni cosa c'è un rito. Per qualsiasi cosa c'è un rito, non avete neanche idea. Tanto per dirvene uno, non posso neanche andare in bagno a fare quello che voglio, perché devo farlo in un certo modo. La mia compagna è molto strana, avete cominciato a capirlo. Dice, no, non fare la pipì, non farla così, adesso non voglio entrare. Mi mette a posto qualunque cosa, questa cosa non va fatta così. Se vuoi comprare qualche cosa, chiedi al monaco qual è il giorno favorevole. Pazzesco. E se per caso non chiedo al monaco qual è il giorno favorevole, mi fa un mazzo così. Perché nel suo mondo è tutto ben strutturato. Come una volta era anche da noi. Non si coltivava qualcosa a caso. Non ci si tagliava i capelli un giorno a caso. Ma ci si tagliava i capelli quando la luna era in una certa posizione. Non sto parlando di mille anni fa, sto parlando di quando eravamo bambini. I nostri nonni erano dei rituali. E non perché erano farlocchi. Farlocchi siamo noi che poi con la nostra mentalità razionale guardiamo questi abbiamo guardato i nostri nonni dicendo, vabbè, ma loro vivevano in un mondo strano, adesso siamo in un mondo, nel mondo della scienza e della tecnica, adesso sì, dove due mascherine è meglio che one. Due mascherine è meglio che one, ne ho già parlato, per carità. Siamo nel mondo adesso dove tutto è chiaro, dove tutto è fantasticamente chiaro. Invece era tutto un rito. Steiner, che è un punto di riferimento importante per tutti noi che cerchiamo di capire un po' come funziona il mondo spirituale, perché ha fatto delle descrizioni incredibili. Steiner è tutto un rito, è tutto uno spiegare come ogni pianeta si è in rapporto con una certa erba che cresce e che questa erba necessita un momento particolare in cui il pianeta deve essere in una certa... Lui era un genio di gran lunga, uno dei più grandi mai vissuti da questo punto di vista. E ci spiega quindi l'importanza del rito. Mi dilungo un po' perché noi abbiamo perso questa cosa. E il rito, quindi, come ho detto nel primo corso, il nostro rito più importante, che era l'Eucaristia, si è perso. Per cui il vino è scomparso, il sacerdote si è girato dall'altra parte, il prete prende l'ostia con le mani e poi la dà nelle mani di qualcun altro, perché è tutto fatto apposta per perdere il significato originale, la potenza di questo rito.
Perché? Per demolire la via spirituale e per fare in modo che l'essere umano vagabondi nella disperazione più totale nel mondo della materia. E questa è la strada che noi stiamo percorrendo, quindi sveglia, perché ci vogliono portare in un mondo dove la spiritualità non esiste più, dove la spiritualità è un mondo farlocco, un mondo che per loro non esiste. Ma noi dobbiamo tenere duro e dobbiamo ripristinare le cose belle. E il rito è una cosa bella. E se per caso in voi c'è un dubbio dicendo ma i riti sono delle cose un po' strane, sì, poi ci sono dei riti all'ottava bassa, certo, ci sono anche dei riti oscuri, però non buttiamo via il bambino con l'acqua sporca, cioè abbiamo lavato il bambino e buttiamo via l'acqua sporca, ma non il bambino. E i riti sono importanti, avete capito perché? Perché i riti permettono un afflusso di energie, di forza, di spiritualità e di luce, anche se noi stiamo dormendo. E ben venga tutto questo. Non ne sappiamo misurare l'entità, non sappiamo vederla questa cosa, eppure esiste. Anche un abbraccio è un rito. E anche un abbraccio ci dà qualcosa, però magari al momento non sappiamo cosa è successo, perché viviamo in un mondo nel quale non stiamo perdendo di vista l'aspetto spirituale delle cose. Mentre nell'evoluzione c'è sempre stato questo rapporto immediato con il ciclo delle stagioni, con i movimenti dei pianeti, è sempre stato importantissimo, tutto questo è sempre stato importantissimo. Adesso siamo arrivati al punto opposto. Questa è la storia dell'evoluzione. Siamo partiti dall'alto e siamo arrivati al punto più basso. Adesso stiamo vivendo il punto più basso. E in questo punto più basso stiamo facendo lo sforzo per vivere senza Dio, per vivere senza spiritualità, cosa che è impossibile. E infatti stiamo andando verso un mondo di disperazione. Allora, all'interno di questo cerchiamo naturalmente di fare un lavoro su noi stessi, di riempirci di cose belle, di osservare la bellezza ogni volta che possiamo, di nutrirci di poesia, di musica, di queste cose. Nello stesso tempo non sottovalutiamo anche i sistemi tradizionali. Uno di questi è il rito. Ecco, volevo arrivare qua. Quindi questa idea che la domenica ci ritroviamo e leggiamo qualcosa insieme e che lui è con noi, perché no? Anche se siamo presenti in modo virtuale, ma non penso che Gesù si sottilizzi così tanto questa cosa. Siamo insieme, stiamo ascoltando, stiamo comunicando in un certo senso, quindi anche lui è presente. Allora, per tagliare corto questa cosa, poi andiamo avanti con l'insegnamento. Ogni domenica, a primo corso, a secondo corso, vi leggerò un pezzo del Vangelo, non so quale. Oggi per voi avevo già preparato quello che bisognava già fare la volta scorsa, e cioè quella alla guancia, che è Luca 6, capitolo 6, versetto 27. È molto breve, molto breve. Allora, affinché sia un rito, guardate che un rito è un casino, adesso un rito è un casino. Ascoltate il seminario che ho fatto sulla messa in si minore di Bach. La messa in si minore di Bach. Dura un tempo spropositato. Una volta le messe non finivano mai. E in questo seminario spiego, anche se non ho avuto molto tempo, ma spiego la necessità della preparazione alla liturgia eucaristica. C'è tutta una preparazione particolare, ben precisa, ben definita. E quando a mettere in atto questo rito, questa preparazione, è un essere di luce, tutto scorre perfetto. Poi arriva qualche farlocco, qualche demente, avete capito come funziona? Qualche demente che distrugge tutto, dice no, questo non è importante, questo togliamo, questo non è democratico, questo giriamo il prete dall'altra parte, togliamo il vino, queste cose qua, queste cose che uno dice ah, che bravo, va bene, sento, togliamo il vino, chi se ne frega, poi la gente si imbriaca. Cioè, pazzesco come si riesca a mortificare le cose più elevate, di cui noi abbiamo un effettivo bisogno, ne abbiamo bisogno come il pane, come il vino. Vabbè, comunque. Trasformiamo questa lettura quindi in un rito. E tutto quello che ho detto fino adesso, anche se sembra una pappardella mostruosa, serviva a mettervi in un certo stato d'animo. Perché voi siete bravi e intelligenti, ma non capite subito, ci vuole un po'. Dopo un po'
che io vi parlo, incominciate a lasciare dietro di voi il mondo della mortadella, il mondo del parcheggio, il mondo delle bollette. Ah, ci vuole un po'. Poi quando ci arrivate, questa è la preparazione, adesso chiudete gli occhi e ascoltate questo breve passaggio in cui Gesù ci dice delle cose importanti. A voi che ascoltate, io dico. Amate i vostri nemici. Fate del bene a coloro che vi odiano. Benedite coloro che vi maledicono. Pregate per coloro che vi maltrattano. A chi ti percuote sulla guancia, porgi anche l'altra. A chi ti leva il mantello, non rifiutare la tunica. Va bene, dai, se ce la faccio mi procuro un campanellino che fa parte del rito, bellissimo. Penserete che sono andato via di cervello, ma insomma, no, sono sempre lo stesso, sono sempre innocuo. Campanellino, così voi restate con gli occhi chiusi, poi fate bing, esattamente come quando eravamo bambini. Bene, questo pensiero genera confusione. E perché? Giustamente genera confusione. E perché? Perché a chi ti percuote sulla guancia porge anche l'altra. Siamo pronti per fare questo? Sì e no. Cercate di capire bene cosa voglio dire. Amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi odiano. Tutto bellissimo, su questo non c'è dubbio. Non c'è nessuno tra noi che siamo qua riuniti adesso a dire ah, la farlocata. No. Sappiamo bene che questo è il centro, la chiave per la felicità terrestre. Ok? Questo lo sappiamo. Però questo pensiero può generare confusione. Perché? Perché non ci sentiamo in grado, all'altezza, di fare quello che Gesù ci dice. Giusto? Perlomeno per me è così. Non so se sono in grado di porgere l'altra guancia, non lo so. Ecco perché mi sto sbattendo per creare questa mappa dei mondi spirituali. Ecco perché. Perché ogni cosa che Gesù dice va riferita a un determinato momento della nostra evoluzione. Per cui, per esempio, non c'è gioia più grande del dare la vita agli altri. È una realtà, assolutamente una realtà, però riguarda il 5.7, il quale tramite la prova sublime dell'esistenza terrena, la prova sublime è dare la propria vita per gli altri. Però vedete che siamo un po' lontani, cioè parliamoci chiaro, non è che in alcuni momenti potremmo anche fare qualcosa di importante, ma generalmente siamo ben lontani da questa visione, specialmente quando abbiamo migliaia di farlocate nella testa, lui mi ha fatto, lui mi ha detto, la telenovela, no? Queste cose di cui abbiamo parlato spesso, assolutamente da sistemare, vedete, l'importanza di sistemare, io a volte non ci ritorno su queste cose perché le dovete sistemare voi con determinatezza, con volontà, con intelligenza, con amore, paf! Essere concentrati, essere connessi su queste cose dovete sistemare voi, perché io non posso lavorare su queste cose qua, non posso. Ma vi rendete conto che se io lavorassi
come si lavorava una volta su queste cose, si lavorava i lavori di risveglio, una volta erano così, per cui si spiegava queste cose qua e poi la volta dopo arrivavano le persone, la settimana dopo dicevano, ah, io questa settimana ho fatto questo, ho detto a mio marito che io ascolto il Vangelo, mio marito mi ha detto che sono una deficiente e allora l'ho mandato a quel paese. Era così una volta. E potrebbe essere ancora così se noi ci concediamo di vedete, capite cosa voglio dire? Cioè, se voi veramente avete necessità di tutte le volte di dire sì, però tuo marito ha ragione, ha torto, vedete? Mi capite bene cosa voglio dire? Una volta c'era questa necessità, quando ho incominciato a insegnare il lavoro su di sé, era così, dicevo delle cose e le persone tornavano dopo una settimana e mi dicevano, ma cosa stai dicendo? Perché devo amare i miei nemici che i miei nemici invece li detesto? E le persone venivano con la loro confusione. Allora io chiedevo loro, cosa ti è successo? E questa mi diceva, no, perché uno mi ha offeso e mi ha detto che io ho cambiato pettinatura e sembro un lampione. E quindi crisi, questa cosa mi ha messo in crisi, mi ha messo in uno stato di sofferenza, quella persona l'ho mandata a quel paese, era una cosa così senza fine. Allora con calma bisognava prendere questa cosa, fare tutte le analogie, dire sì, quello è vero, è un tuo nemico. Com'era la spiegazione? Qual era la spiegazione? Cercavo di dire a questa persona, guarda che nessuno può offendere la tua anima, possono solo cercare di offendere la tua personalità. E lì ci stavo delle ore, e alla fine di queste ore la persona diceva, è vero, in effetti se mi dice che sono pettinata come un lampione, in effetti, cioè, questa è incazzata sempre, però in effetti questa persona non sa quello che dice perché in realtà non sta parlando la mia anima, ma sta parlando la mia personalità. Insomma, ore, mesi, anni per mettere a posto queste cose. Adesso non si può più fare, eh? Adesso i tempi sono veramente cambiati. Questo lavoro lo dovete fare da soli. Quando qualcuno vi dice che siete pettinati, come il casco della pettinatrice, la cosa in testa, dovete farlo da soli quel lavoro. Senza bisogno di qualcuno che, oppure sì, fare dei corsi base, dei corsi veramente base, terra a terra, ecco, in cui avete voglia ancora di menarvela con queste storie. Però in realtà il mio rapporto con le persone che mi chiedono dei consigli è questo. E cioè di buttare via le telenovele e basta, io non voglio più con voi parlare delle telenovele, non voglio più sentire mio marito mi ha detto, mi ha fatto, mio figlio mi ha detto, mi ha fatto, non ne voglio più sapere, non perché non sia importante per voi, ma perché il mio sistema funziona in un altro modo adesso, è finito il tempo di queste cose qua, siete voi che dovete lavorare sul farrocamento, sulle telenovele. Le telenovele sono delle minchiate poderose. Uscite dalla telenovela, cosa vuol dire? Avete un problema? Vi sentite offese perché qualcuno vi ha detto qualche cosa? Uscite dalla telenovela, cioè uscite dall'oggetto che vi ha creato questa sofferenza e andate alla radice della sofferenza. È chiaro? Mi fermo qualche minuto su questo perché voglio che sia chiaro il lavoro che sto portando avanti, che stiamo portando avanti insieme. Anche se so che tra di voi ci sono ancora tante persone che vorrebbero questo tipo di lavoro, che vorrebbero questo tipo di spiegazione, di consolazione, mi rendo conto, ma vedete come stanno cambiando i tempi adesso, come sta andando il mondo, sta andando verso la demenza planetaria, stanno cercando di fregarci nel modo più assoluto e noi stiamo lì in casa ancora a dire perché per lui, no, mi vuole bene, no, mi ha promesso che mi voleva bene e invece poi non mi vuole più bene, quindi ha approfittato di me, non è pazzato. E allora ci fossero ancora 1000 anni, 2000 anni, allora faremo questo tipo di lavoro in cui vi spiegherei che in realtà la parola approfittare è diversa nel campo della logica spirituale piuttosto che quello della logica terrena. Qualche volta ricordatemelo che vi spiegherò cosa significa approfittarsi di qualcuno dal punto di vista della logica spirituale. Ma non cominciamo adesso. Allora, il tipo di lavoro che vi propongo, anche al primo corso del resto, perché una volta fatto un lavoro di sgrossaggio dei principi di base, poi sto andando avanti su altri temi, su altre qualità, cercando soprattutto di sviluppare l'aspetto femminile del lavoro su di sé, cioè l'aspetto comprensione, l'aspetto accoglienza, senza continuamente
vociferare nel vostro cervello, lui mi ha fatto, lui mi ha detto. Io spero di avervi spiegato bene e andrò avanti ancora per mesi a spiegarvi bene che tutte quelle menate che vi fate quotidianamente hanno un senso per voi, ma è tempo di finirla con questa cosa. Non potete più permettervi di crogiolarvi all'interno del mondo dell'illusione totale, l'illusione più totale. Lui mi ha detto, lui mi ha fatto, deve uscire per sempre dalla vostra cavolo di esistenza, di teste, di rapa, per sempre. Questo è il mio pensiero. Se volete vivere i tempi che stiamo vivendo, se volete far parte del grano e non della zizzania, se volete far parte del mondo nuovo e non di quello vecchio, non è più tempo di star lì e dire sì, però tu mi hai detto, sì, però le rivendicazioni delle polemiche, perché tu mi hai detto, mi avevi promesso, mi avevi detto, dovete smetterla con questa cosa qua, anche se vi costerà fatica. Ma non smetterla per fare un favore a me, smetterla per fare un favore a voi stessi, perché li state girando intorno cercando di mordervi la coda, non ne uscirete mai da lì, perché poi succederà qualche cosa che vi farà credere che allora no, perché lui si è ripresentato e mi ha detto che questa volta farai il bravo. Cosa ne pensi, Max? Ma vedete un po', no? Prima lo mandate a quel paese perché vi ha promesso, poi poi vi si è approfittato di voi, poi vi riscrive, poi voi mi scrivete di cosa ne pensi, io mando a cagare te e lui, tutte e due insieme, appassionatamente, andate in vacanza insieme e andate tutte e due a cagare. Perché il lavoro su di sé è cambiato. Basta. Questo è... Voi vi dovete occupare di questa cosa. Siete grandi, intelligenti e avete la possibilità. Poi, dal punto di vista della qualità, vi posso aiutare, ma non vi posso aiutare dal punto di vista della quantità. Cioè non mi interessa se il vostro ex fidanzato o l'ex marito vi fa girare le balle. Sono problemi vostri, non ne voglio sapere niente. Se volete vi spiego i principi del lavoro sull'evoluzione, ma non i dettagli. I dettagli stanno scomparendo. Va bene? Ma riprendiamo il discorso di queste frasi qua che ci mettono in confusione, della necessità quindi di predisporre una mappa dei mondi spirituali importantissima. Vedete perché? Perché ci sono delle cose che sono dei gradini. Gesù a volte parla alle persone, a volte parla ai suoi discepoli e dice delle cose diverse. E dice delle cose in base alla preparazione, in base al momento. È giusto, è normale che sia così. Anch'io a voi dico delle cose al primo corso e delle cose completamente diverse al secondo corso. E sono due modi diversi, non so chi di voi se ne sia accorto, ma sono due modi diversi che ho di approcciare questi due corsi, anche se la maggior parte di voi fa tutte e due, però mi approccio in un modo diverso, è diverso proprio il lavoro che stiamo facendo. Allora, però, conosciamo la strada, ecco perché è importante questo pensiero, di poggiare l'altra guancia, il che non vuol dire che domani mattina, in questa situazione demente planetaria in cui dobbiamo essere forti, uniti e protestare, perché questi cercano di renderci dei burattini. Guardate che il rischio adesso è enorme, eh? Avete presente il cerchio dell'evoluzione? Oramai è 30 anni sto cerchio dell'evoluzione. Comunque, Dio, evoluzione per voi destra, sinistra, vabbè, facciamo così. Si arriva all'io e adesso siamo nella zona... La zona più lontana da Dio, no? Nella zona più razionale, nella zona più bigotta, la zona più materialistica. E poi però dobbiamo ritornare dal regno dei cieli, come il figlio prodigo, accorgersi della nostra disperazione, perché siamo veramente ridotti male, essere consapevoli di questa nostra disperazione interiore e incominciare il ritorno alla casa del padre. Questo è il lavoro che io vorrei fare con voi, tornare insieme alla casa del padre. Ma il rischio adesso è l'involuzione. Questo è il cerchio normale. Entro nel mondo della materia fino al collo, sono sepolto nella materia, però sento l'anelito, in questo periodo sento l'anelito della spiritualità, e vedete come tutti i dementi planetari, i governanti dementi planetari stiano giocando su questo punto. Distruggere l'aspetto spirituale dell'esistenza per mettere l'accento solamente sull'aspetto materiale, sugli esperti,
su coloro che conoscono perché hanno studiato, su coloro che pensano di sapere, pur non considerando il mondo dell'anima zero. Quando qualcuno vi parla e non considera il mondo dell'anima, vuol dire che quello che sta dicendo è sicuramente falso. Sicuramente falso. Anche se appoggiato su dati scientifici. Ma la scienza deve arrivare da un approccio spirituale. Allora si capisce. Ma se non c'è l'approccio spirituale, la scienza serve a demolire, a diabolicizzare la vita di tutti i giorni. Allora, questo è il cerchio normale. Entriamo nella materia, siamo appunto peggiore, però stiamo vedendo la luce, vogliamo entrare nel mondo nuovo. Ma una parte dell'umanità, arrivati qua, andranno verso il basso e faranno un giro in questo senso. E cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Vuol dire che un po' alla volta, per migliaia di anni, ci sarà tutta una serie di esseri umani che diventeranno sempre più automi, sempre più senza coscienza, fino a diventare carne da macello, privi di pensieri sensati, così. Così. Morti. Senza alcun anelito spirituale, grave la cosa, molto grave la cosa. Senza alcun anelito spirituale, quando ti dicono che ti devi sposare, ti sposi, quando ti dicono che devi fare dei figli, li fai. Quando ti dicono che è zona rossa, sei in zona rossa, quando ti dicono che sei in zona gialla, lo fai. Quando ti dicono che devi mettere due mascherine o tre, tu lo fai. Quando ti dicono che sei demente, tu dici di sì. Quando dicono che il governo che abbiamo è migliore, tu dici di sì. Siamo solo all'inizio, siamo solo all'inizio. Guardate quanti dementi ci sono in giro. E guardate che il viaggio è ancora lungo, perché non siamo ancora partiti, stiamo partendo. Adesso o si va verso l'alto o si va verso il basso. Vedete perché vi dico di non occuparvi delle telenovelas, ma lo capite? Volete cincischiare, volete perdere del tempo, lui mi ha detto, lui mi ha fatto, il mio fidanzato però mi aveva promesso. Se non la smettete, attenzione, se non la smettete rischiate di alla fine di dire sì, senza coscienza di voi stessi, andate verso il basso, e se è appena cominciato, immaginatevi cosa sarà tra un paio di migliaia di anni.